lettori. Dopo un incontro di esordio svolto a Pistoia e a Prato, la sede è stata l'ex chiesa di San Giovanni, fonderia cultata a fianco del monumentale complesso del castello dell'imperatore, che è stata realizzata alla seconda edizione di Mitiamoci, una serata dedicata allo scambio di idee con interlocutori, i giovani imprenditori di Confcommercio Prato-Pistoia. Mitiamoci cos'è? Mitiamoci è un'attività, una delle attività del gruppo giovani di Confcommercio che abbiamo già fatto lo scorso anno a Pistoia, che vogliamo replicare, appunto, e siamo qui per replicarla a Prato. Qual è il fulcro? È cercare di intercettare i giovani imprenditori e imprenditrici, fare un pochino di network, ma più che altro, oltre che stare qui a discutere basta, in realtà ci saranno anche degli esercizi per permettere agli imprenditori e agli imprenditrici di capire meglio le potenzialità della propria azienda. Dopodiché il classico incontro di networking per vedere se possono nascere anche delle sinergie. Prato è fondamentale per quanto ci riguarda, perché abbiamo sempre fatto molte attività su Pistoia, ma è il momento anche di fare qualcosa per Prato, e il nostro obiettivo, oltre che iniziare delle attività, è cercare giovani imprenditori e imprenditrici di Prato che possano entrare nel consiglio, perché abbiamo bisogno di gente di Prato anche nel consiglio per decidere la prossima programmazione e le prossime attività. Per voi giovani imprenditori questa che opportunità è? Beh, è un'opportunità innanzitutto per conoscerci, per confrontarci. Come gruppo appunto di giovani imprenditori di Prato e Pistoia molto spesso organizziamo una serie di iniziative, ma queste sono proprio pensate per instaurare una relazione. Gli imprenditori siamo sempre molto impegnati nel fare l'attività quotidiana, ognuno nel proprio settore. Un'occasione come questa è quella per innanzitutto riconoscerci, sapere chi abbiamo attorno a noi, quali sono eventuali problemi condivisi, quali sono delle opportunità che invece possiamo valorizzare, degli strumenti da mettere a fattor comune. Quindi un'occasione come questa ci auguriamo che possa produrre poi un sistema di relazione che ci faccia crescere sia come gruppo, quindi in coesione, ma anche e soprattutto creare delle opportunità di scambio e di confronto tra attività diverse che magari possono iniziare a collaborare anche per le attività collegate alle nostre imprese. We'll be right back.